Mercoledì 26 aprile 2017, ancora buona giornata a tutti quanti voi, le stelle di Azus è il programma in corso. A proposito di Azus, sabato prossimo, così come avviene ogni sabato, tra le 15 e le 17 Azus apre la sua linea telefonica. Per fare cosa? Per chiacchierare telefonicamente, privatamente e non in televisione. A proposito del vostro oroscopo personalizzato, quell'oroscopo che disegna la vostra situazione astrale, che va a scavare in alcuni aspetti che l'oroscopo generalizzato della TV o del giornale non può proprio darvi. Quindi una bella telefonata con i dati che vi chiederà Azus e la possibilità appunto di ottenere questo oroscopo fatto apposta solo e soltanto su di voi. Accade ogni sabato pomeriggio tra le 15 e le 17, ma potete chiamare anche adesso e prenotarvi, e poi il centralino sabato vi richiama. Dopo lo Scorpione, Sagittario. Beh, per il Sagittario giornata tutto sommato positiva, una giornata questa che vi vede anche più tranquilli, più sereni, più rilassati. È una giornata ideale per chi si occupa anche di natura, magari il vostro hobby è il giardinaggio, la giornata ideale per piantare qualcosa è proprio questa. Una giornata bella anche per chi si occupa magari di animali domestici, una giornata ideale per sottoporsi ad un controllo medico, per una verifica anche sul lavoro, lì potreste superare brillantemente un esame. E dopo il Sagittario il Capricorno. Per il Capricorno giornata bellissima, questa è una luna favolosa, la più bella che ci possa essere, perché soprattutto in amore può portare delle novità clamorose. E per le giovani coppie, beh, questa è una giornata che magari desiderano un figlio, la giornata ideale per darsi un po' da fare, ecco, diciamo così. È una giornata bella anche per quanto riguarda il lavoro, insomma, positiva sotto tutti i punti di vista. Aprite i cantieri dell'amore, già. Acquario poi. Per l'Acquario giornata complicata, una luna nuova nel settore della casa, nel settore della famiglia. Perché non c'è ponte. È ideale però se devi spostare un divano, se devi cambiarlo, se devi cambiare l'arredamento della casa, se devi fare qualche lavoro di manutenzione, se il rubinetto perde, questa è la giornata ideale per farlo. Per curare anche il giardino, so che tu hai il pollice verde, quindi se devi rasare l'erba, questa è la giornata ideale. Okay. No, però in generale i rapporti familiari possono darvi delle grandi gioie, però il vostro umore non sarà dei migliori in questa giornata, forse perché siete inchiodati proprio a queste piccole grandi responsabilità a cui non potete sottrarvi. Già, i pesci poi. Per i pesci giornata molto bella, se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo che ha a che fare con le amicizie, con i rapporti professionali, se dovete affrontare un colloquio di lavoro, questa è la luna migliore che ci sia, è una luna che vi permette di superare un esame, è una luna che vi rende abili anche con le parole e che vi rende ipertecnologici a livello di comunicazione. I pesci saranno imbattibili.